Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, l'elaborazione del lutto consiste nel lavoro di rielaborazione emotiva dei significati, dei vissuti e dei processi sociali legati alla perdita dell'oggetto relazionale, ovvero della persona, parente o amico, con la quale si era sviluppato un legame affettivo significativo, interrotto dal decesso della stessa. Il processo di elaborazione del lutto, in base all'intensità del legame affettivo interrotto, alle sue modalità e a diversi fattori protettivi o di rischio, può essere di durata e complessità variabile. Solitamente, nella sua fase acuta, viene completato entro 6 a 12 o anche 24 mesi in caso di perdite di figure relazionali primarie, genitori, figli, partner, fratelli e sorelle, anche se non sono infrequenti possibili. Sequele per periodi successivi. Si deve comunque tenere conto che il processo di elaborazione è fortemente soggettivo e può durare per tempi assai variabili in base a fattori personali e situazionali. Altri due decessi da malore improvviso in questi giorni che dovrebbero essere di festa, ma in cui non c'è stata tregua. La strage silenziosa e clamorosamente sottovalutata prosegue nel silenzio dei medici. Stranamente silenti dopo quasi 3 anni di sovraesposizione mediatica. Appena ieri, e per l'ennesima volta, abbiamo raccontato di due decessi pressoché istantanei dovuti ai famigerati, cosiddetti, malori improvvisi. Oggi in molti piangono la scomparsa Andrea Murchio, attore e regista di Cirie, fondatore e direttore artistico di Mirabilia Teatro, a Cuneo. Senza alcun sentore di malessere, Andrea Murchio si è accasciato poco prima che iniziasse a giocare una partita di tennis tra amici a Lagnasco, nel Cuneese.